marito è assessore. Firmate qua sotto, è aperto. Ma questo che cos'è, scusi? Questo significa che voi oggi siete arrivati, pigliate servizio e tutta cosa. Firmate. Ma secondo lei dovrei firmare un foglio di carta in bianco? No, no, io dopo questo lo compilo, ma con calma. Qui. Ma non vi fidate. Non firmate. Ma come lo butto a me? Senta, mi faccia avere un registro di classe. Certo, e come no, immediatamente, subito. Se lo trovo, non lo trovo. Va bene, ho capito tutto, eh. Mi porti in classe, per favore. Oh, e che caratteraccio che tiene un professore. Guardate che tipo, guardate. Andiamo. Così pazzo. E che stia a terza me? Buongiorno, signor maestro. Però non c'è nessuno, scusa. E voi lo sapevano che oggi arrivavo maestro nuovo? Lo sapevo ora? Sì, sì, ora. Scusami, quanti siete in questa classe? Una quattordicina, sedici. Tema, la pioggia. Svolgimento. Se Gesù non mandasse l'acqua, sarebbe un guaio. Le piante si arrognerebbero, gli alberi morissero, la terra a sete, gli animali morissero. Io morissi e morissimo tutto qua. L'acqua è un dono di Dio, ma in Calabria non ce l'hanno alla stagione. Alla stagione? Quale stagione? La stagione. Le stagioni sono quattro. Sì, autunno, inverno, primavera e stagione. Ah, l'estate, così tu. E perché la chiami la stagione? Perché è la più bella. Pigliamo, per esempio, non è tanto bella. Uno non sa se deve fare una passeggiata fuori, è meglio farla dentro. Boh, per i ricchi l'inverno non è un vero guaio, i poveri sono malivanzi. Tanto lei se ne fotte, perché a casa sua tengono i termosifoni. Ma senta anch'io, è che è colpa mia. Se mio padre lavora alla SIP, io sono una bambina attuale, eh? Vabbè, facciamo una cosa, prepariamoci. Ma che aspettiamo? La campanella. E custode? E chi sa, perché mi sta sempre telefono. Piove? Che schizzichea. Schizzichea? Ma allora sarebbe meglio uscire prima che cominci a piovere a scatafonno. Certo, basta che mi vi, però ci sono la campanella. Guardi, non è un quarto, i bambini hanno fame. Vuole che suoni la campana? Professor, vi assumete voi la responsabilità con chi lo pazza. Te la suono io, via. Avanti. Dai, uscite. Vai. Anche noi adesso, dai. Andiamo anche noi. Permesso. Permesso. Fermi, fermi. Ma dove è andato? Ah, chi si è permesso? Chi ha suonato la campanella? Rientrate subito dentro. Da questa scuola non lascio nessuno da prima. Io non ho suonato la campanella. Io sono il responsabile. Chi è stato? Chi è si è permesso? Sono stato io, allora? Ah, è da parere, io sapevo. Maestro Sperelli, questo è il lavoro mio. Qui siete maestro, è stato posto questo. Facciamo maestro. Ya va bene, adesso ci vuole un insulto mortale. Che c'è un bambino? E lei perché non faccio un mestiere? A Luna perché non ha suonato la campana? Perché? Perché in dritto dentro. Ya, voglio, adesso, ya va bene. Ci c'è un bambino. Allora, ci c'è un bambino. Finiamola con queste pagliacciate, andiamo. Ya, voglio, adesso. Ma che sta succedendo? Scusi un momento. Ma che sta succedendo? Questo signore sconvolge la disciplina e manca di rispetto al ruolo mio. Ma finiamola con queste scene ridicole, signora direttrice. Andiamo, ci lasci andare via. Ma finitela voi, Sperelli. Ce li mandano da Genova, ce li mandano. Io non mi faccio pestare i piedi da nessuno. Si dici zumba vera, te. Ci volete visto zumba vera. Acceleratelo loro poco la pratica. Così ce la leviamo subito dalle scatole, sto zumba vera dei maestri. Avete visto? La rittis. Sono le 5 e 14 minuti. Oggi, domenica 10 giugno, dopo una tranquilla vigilia elettorale, si vota in tutta Italia. Gli italiani che si recheranno alle urne nelle 76.466 sezioni elettorali per eleggere i 630 deputati e i 315 senatori saranno 42.223.813. Si presume una discreta affluenza alle urne di lavoratori italiani residenti all'estero. Sono stati perciò predisposti dalle Ferrovie dello Stato treni speciali. Anche la...
No, giù, giù! Cabina 1. Bye.